Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e cosa c'è in questa bella scatolina? Beh, è facile immaginarlo, c'è un gimbal. Che cos'è un gimbal? È uno strumento che può sostenere il vostro telefono e ammortizzare, diciamo così, tenere livellato il vostro telefono, permettendovi di fare riprese, video oppure foto sempre molto stabili. Vediamo insieme cosa c'è in questa bella scatola e poi proviamo a utilizzarlo. Una volta aperta la confezione troviamo innanzitutto un pieghevole con le istruzioni cinese-inglese. La parte in inglese è comunque molto facile da capire perché è tutto corredato da istruzioni fotografiche, da disegni, quindi è abbastanza semplice capire come funzionano. Aprendo sotto la scatola troviamo un cavetto USB, micro USB, che serve esclusivamente a caricare la batteria che è presente nell'impugnatura del gimbal. La batteria è una 1800 mAh agli ioni di litio e garantisce diverse ore di utilizzo. Ed eccolo qua il nostro gimbal a tre assi. Perché tre assi? Perché è dotato di tre motori brushless, uno qui e uno qui. In pratica può stabilizzare il telefono su queste tre, sui tre assi X, Y e Z, che sono indispensabili ad ottenere un video fermo. Il funzionamento è semplice, si allarga questa pinza e si inserisce il telefono. Questa parte e questa parte sono gommate, oltre che alla schiena, e anche qui dove in teoria il telefono va ad appoggiarsi è di gomma, quindi non c'è nessun pericolo per il vostro smartphone. L'apertura massima della pinza, qui dove va inserito il telefono, è di 9 cm, quindi se avete un telefono da 9 cm in giù, quindi più stretto di 9 cm, non c'è problema, qui lo potete montare. Com'è fatto? Quali sono le altre caratteristiche? Su questo fianco abbiamo questo cursore che può andare in su e in giù e altro non è che lo zoom ed è attivabile semplicemente con il pollice. Infatti attraverso il Bluetooth il nostro gimbal comunica con il telefono e possiamo zoomare o elettronicamente o digitalmente in base al nostro smartphone lo zoom del telefono, quindi abbiamo anche questa possibilità tramite il Bluetooth. Sul frontale qui abbiamo 4 LED che ci indicheranno una volta che il gimbal è acceso lo stato di carica della batteria. Abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento che va tenuto premuto per accendere e tenuto premuto per spegnere. Poi qui abbiamo un LED che ci indica in base al colore quale modalità è attiva. Sulla destra invece un LED di stato che si accende durante la carica. Carica che, come detto, avviene tramite USB ed è presente una porta USB su questo fianco coperta da questo gommino. Nella parte centrale c'è il cursore delle posizioni. Questo qui semplicemente ci si appoggia sopra il pollice e si può spostare nelle quattro direzioni. In base a come sposteremo il nostro pollice su questo cursore, i motori faranno girare il nostro telefono, il nostro dispositivo, verso destra, sinistra, verso l'alto o verso il basso. I pulsanti inferiori invece sono quello con la M stampigliata, è per il modo. Questo gimbal è programmato con tre modalità di stabilizzazione che adesso vediamo. Il pulsante inferiore è quello che passa dal telefono in modalità orizzontale a modalità verticale, quindi si clicca questo e il telefono si gira in verticale. Con quest'altro invece, attraverso il Bluetooth, quando il gimbal è collegato al telefono tramite Bluetooth, possiamo scattare le foto oppure fare partire la registrazione del video. Nella parte frontale invece è presente un grilletto. Tenendo premuto questo grilletto qui, indipendentemente dalla modalità che è attiva con il pulsante M modalità, tenendolo premuto andremo sempre nella modalità di lock, ovvero sia il nostro telefono resterà sempre nella direzione in cui è puntato nel momento in cui premiamo, indipendentemente da come muoveremo la nostra impugnatura. Facendo invece doppio clic sul grilletto, il gimbal si resetta e porta il nostro telefono in orizzontale puntando dritti davanti a noi. Sul fondo dell'impugnatura è presente un foro da 1/4 con attacco a vite per eventuali cavalletti o treppiedi. Non sono inclusi, purtroppo non c'è nessun treppiede incluso nella confezione, però lo potete trovare come accessorio e comunque è compatibile con qualsiasi altro piccolo treppiedi fotografico presente sul mercato. Prima di accendere il gimbal è indispensabile montarci il telefono e io vi consiglio di fare così. Prendete il gimbal in questa maniera, il telefono con l'altra mano, spingete in giù in modo da alzare la pinza e contemporaneamente alzate la parte superiore della pinza. Quando è inserito, spingete avanti il telefono. A questo punto è importante montare il telefono in modo che con il gimbal spento il telefono resti il più orizzontale possibile. Se infatti guardate, io adesso l'ho appoggiato in fondo sulla destra, se io lo mollo
vedete che non è corretto perché il gimbal si sposta. Quindi ho visto che devo spingere un po' più avanti, quindi lasciare un po' di aria tra quei motori di telefono. Così è troppo, spingo un po' meno e così vedete che sono perfettamente a posto. Questo serve a non tenere sempre sotto sforzo i motori e quindi a consumare meno batteria. Prima di montarlo, naturalmente, potete scaricare, anzi dovete scaricare l'applicazione che è compatibile con iOS e Android. Android a partire dalla versione 5, iOS dalla 8.0. Scaricate l'applicazione che si chiama Marsoar, la scaricate e la installate. E a questo punto possiamo accendere il gimbal tenendo premuto per qualche istante sul pulsante di accensione. Vediamo dal LED azzurro che il gimbal è acceso. Lui sta ora attendendo la connessione con il telefono. Accendiamo l'applicazione Marsoar, ci sarà una scritta connetti dispositivo, ci connettiamo, lui il Bluetooth vede il nostro gimbal, ci connettiamo al gimbal e in automatico parte l'applicazione in modalità camera. E a questo punto possiamo scattare foto e fare tutto quello che è possibile fare attraverso la comunicazione tra impugnatura e il nostro telefono. La prima roba che vi verrà da provare è appunto il cursore, e il cursore è veramente molto molto buono, ci permette di fare movimenti molto lenti, quindi fare anche dei video panoramici solamente utilizzando i motori, che riesce a procedere in maniera molto lenta e lineare senza scatti. E con lo zoom che abbiamo qui sulla sinistra possiamo con il pollice zoomare avanti e indietro digitalmente o maniera ottica se il nostro telefono ha lo zoom ottico sul soggetto che vogliamo inquadrare. Vediamo brevemente quali sono le modalità. La modalità di default è quella che viene definita con All Follow, LED blu sul manico, e praticamente fa sì che il gimbal ammortizzi e stabilizzi il video nelle direzioni che noi puntiamo, sia verso l'alto sia verso il basso. Vedete che il telefono va a posizionarsi dove noi puntiamo con un movimento molto molto morbido. Praticamente il gimbal con All Follow si intende che la stabilizzazione segue tutti i movimenti del nostro polso, della nostra impugnatura. La seconda modalità si chiama Pan Segui, caratterizzata dal LED rosso sull'impugnatura, e fa sì che il drone segua il movimento dell'impugnatura, vedete, solo sull'asse orizzontale, mentre l'asse verticale resta sempre puntato nella posizione in cui noi l'abbiamo impostato. Naturalmente possiamo muoverla semplicemente muovendo il cursore che abbiamo sull'impugnatura. La terza modalità invece è Lock Mode, LED verde sull'impugnatura, ed è quella che abbiamo anche tenendo premuto il grilletto frontale. Praticamente tutti i movimenti che facciamo con il nostro polso, con l'impugnatura, non contano niente. Il telefono, il dispositivo, resta sempre inclinato come l'abbiamo impostato. Volendo resettare tutto, si fa doppio clic con il grilletto e vedete che il telefono va a inquadrare davanti e si rimette nelle posizioni di default. Prova di face tracking, premo il pulsantino sull'applicazione, vedete che appare un rettangolino verde sul mio viso. Se io mi sposto, vedete che tutto il gimbal mi segue. Ok, questa qui è l'interfaccia dell'applicazione, vediamo che ci sono una serie di icone e cerchiamo di capire un attimo in velocità quali sono. Subito vediamo le doppie batterie di telefono e di gimbal, quindi vediamo 50% e 70%. Poi abbiamo il primo ingranaggio a sinistra, ci apre questa finestra di dialogo nella quale possiamo impostare la velocità dello zoom e il tempo di arresto della panoramica. Nella seconda scheda invece abbiamo la velocità di follow, quindi quanto velocemente si muovono i motori, e inversione dei tilt e del pan, ovvero sia se vogliamo invertire le rotazioni sul cursore, sul joystick, quello che si aziona
con il pollice. Pulsantino sotto abbiamo la risoluzione del video, possiamo attivare la griglia, la modalità del fuoco e se vogliamo il flash. Terza icona, qui possiamo avviare, visto che siamo in modalità video, possiamo avviare la registrazione video normale, che è quella predefinita, oppure intervallo di tempo, che è il timelapse fermo, oppure spostamento timelapse, cioè quando impostiamo il punto di fine e il punto di inizio, il tempo di posa in cui vogliamo, insomma, che il gimbal faccia il movimento e lui scatterà ogni tot secondi che noi diciamo quando facciamo questo. Vedete, adesso io do la posizione di inizio, do la posizione di fine, vede che è lo stesso e non funziona. Dopodiché dovrei dire il tempo e quanto vogliamo che sia lungo il filmato e lui si arrangia a fare tutto. Se schiaccio la casetta in basso a sinistra, torno alla prima interfaccia. Sulle due icone sotto le batterie abbiamo la modalità di video attiva, che cambia se noi attiviamo il pulsantino, quindi vediamo pan segui e lock mode. Queste sono le tre modalità che si azionano col tastino del mode. Se noi invece teniamo premuto il grilletto dietro, vedete, posso switchare velocemente tra lock e all follow. Slider di sopra invece abbiamo ISO e la compensazione dell'esposizione, se vogliamo regolarla, la tengo più bassa, e se vogliamo pure bloccare la compensazione dell'esposizione. Poi abbiamo il follow del volto, se ci fosse un volto lui comincerebbe a seguirlo in automatico, e qui abbiamo il lock dell'oggetto. Seleziono questo pulsantino, poi faccio un rettangolo attorno a quello che voglio seguire e lui si occupa di seguirlo. L'icona in alto a destra serve per aprire quello che ho già salvato all'interno del telefono. La seconda icona della macchina fotografica cambia tra camera esterna e camera frontale del telefono. Pulsante rosso serve naturalmente per avviare la registrazione del video. Pulsantino foto cambia tra modalità foto e video, e a questo punto torno un attimo sulla terza icona a sinistra. Vedete che cambiano le funzioni che abbiamo da questa parte. Abbiamo off 180, 3x3, 300. Sono i gradi con i quali vogliamo fare la panoramica, il tempo, il conto alla rovescia per fare l'auto scatto e il face photo, penso sia sempre un timer per l'autoscatto quando si utilizza la camera frontale. Ultima icona in basso a destra, abbiamo i filtri, quindi possiamo attivare varie modalità di filtro, poco utili secondo me. Il bilanciamento del bianco piuttosto utile, questo se siamo all'interno o all'esterno, insomma possiamo selezionare la temperatura colore, molto interessante. Ultimo abbiamo le scene in base a dove ci troviamo. Qui vedete c'è una seconda scena, si chiama ASD, secondo me è un refuso, si sono dimenticati di correggere quel ASD. Quindi in base a cosa stiamo riprendendo possiamo attivare la scena. Questo è tutto per quanto riguarda l'interfaccia. Ciao, è domenica e c'è un bel sole
che siamo ad Asiago e siamo in un parchetto. Perché sul braccio? Serve il viso? Adesso stiamo andando a pranzo o no? Sì, stiamo andando a pranzo. E adesso stiamo provando la modalità di follow face, cioè segue il viso di chi tiene in mano il gimbal. Cosa dici? Funziona? Ti segue il viso? Sì. Ok, allora, quali sono le mie impressioni su questo gimbal? Beh, mi è piaciuto un sacco. Credo che Marsor abbia fatto veramente un ottimo lavoro e lo proponga a un prezzo che è imbattibile. 69 euro per questo gimbal, per quello che può fare, per come è costruito e per come funziona anche l'applicazione, che va veramente molto bene, devo dire non si può chiedere di più. Se proprio vogliamo mettere un puntino su una i, se ci fosse stato dato un piccolo treppiede sarebbe stato il non plus ultra, però capisco che nel prezzo che paghiamo veramente già otteniamo tanta roba. Trovate il link al Glide di Marsor qui sotto in descrizione, con anche eventuali coupon se ce ne sono. Se avete domande su questo dispositivo scrivetemi pure sotto nei commenti, sarò lieto di rispondere ai vostri quesiti. Vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram e alla pagina Facebook, trovate sempre il link qui sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!